questa mattina la sua visita all'Università di Salerno, una lectio magistralis sulla Svizzera nel sistema globale. Ci dice i punti salienti del suo intervento? Beh, credo che la Svizzera cerca di giocare un ruolo a livello globale, malgrado i mutamenti in corso, è una sfida notevole per un paese svizzero come la Svizzera, che è piccolo e non fa parte dei G20, non fa parte di certi consessi globali. La Svizzera cerca di dare il suo apporto, un contributo per uno sviluppo sostenibile e pacifico fra i vari paesi del pianeta. Neutralità, ma nello stesso tempo dialogo con tutte le forze internazionali, anche con le nuove organizzazioni emergenti. Certamente, infatti proprio il fatto di essere neutrali e di essere un paese che è disposto a parlare e collaborare con tutti ci dà un ruolo speciale nella risoluzione dei conflitti, in opera di mediazione o semplicemente anche in altri servizi per sviluppare e favorire lo sviluppo e la pace. Significa per un ambasciatore che è abituato a dialogare con le più importanti potenze mondiali ritrovarsi in un'aula universitaria con gli studenti che stanno perseguendo il loro percorso di formazione? Ma io penso sia importantissimo il dialogo con i giovani, anch'io ho due figli in età universitaria, quindi è per me un piacere essere di fronte a degli studenti perché ci permette di mostrare cosa facciamo e anche di trasmettere certi valori che sono molto importanti per la Svizzera. Tipo lo Stato di diritto, l'universalità, la necessità di uno sviluppo sostenibile. Qual è il suo legame con il Sud Italia e anche con Salerno? C'è mai stato in passato? È la prima volta che visita la città? Salerno è la prima volta. Sud Italia lo conosco perché ho avuto la fortuna di passare già 4 anni a Roma dal 2000 al 2004, quindi ho preso il tempo necessario per visitare tutte le regioni italiane, quindi dalla Sicilia in su ho visitato un po' tutte le regioni e quindi sono molto ammirativo anche di tutte le bellezze sia naturali che turistiche, ma anche poi delle capacità imprenditoriali che c'è nel Sud Italia, perché anche il Sud Italia, malgrado tutte le sue difficoltà, si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni. Qual è la visione esterna proprio del Sud Italia? Lei parlava di tutte le nostre bellezze, però abbiamo problemi di valorizzazione, tra l'altro rispetto alla Svizzera che ha indici di vivibilità altissimi, noi abbiamo un problema enorme con la disoccupazione, in particolare giovanile. Certo, il Sud Italia ha dei problemi strutturali enormi, però ha anche delle sacche di eccellenza fantastiche, quindi ci sono i mezzi e le possibilità di sviluppare, specialmente in campi tecnologici con le nuove tecnologie, questo permettono anche di essere meno dipendenti forse dal territorio. E già l'Università di Salerno ne è un esempio, ma ci sono moltissime altre eccellenze sul territorio che dovrebbero permettere di superare queste fasi. Certo che ci sono altre condizioni quadro che devono essere migliorate perché questo sviluppo sia poi duraturo a lungo termine. Questa mattina all'Università di Salerno la visita dell'ambasciatore di Svizzera in Italia, che ha tenuto una lectio magistralis al cospetto dei tanti studenti accorsi in aula. Sì, a Economia ha organizzato questo incontro importante con l'ambasciatore di Svizzera in Italia e un'opportunità organizzata anche dalla scuola di giornalismo, dal direttore San Giuliano. Il desiderio era quello di far conoscere, diciamo, ai nostri studenti di economia anche i segreti, e l'espressione è quella giusta, del successo della Svizzera nel contesto, diciamo, mondiale, nella competizione globale. Un paese che ovviamente si distingue, sin dal 2010 quel paese ha il miglior indice di competitività globale ed è lo è ancora tutt'oggi. Un mix tra innovazione, capacità di ricerca, sistema educativo di alto profilo, capacità di offrire tirocini di eccellenza, insomma un mix di formazione, di istruzione e di ricerca che ha fatto del paese un punto di riferimento. Io lo leggo anche come un'opportunità, perché anche per le competenze, diciamo, di un ambasciatore in Italia è quello di creare un ponte di tipo culturale e offrire ai nostri giovani anche delle opportunità concrete per poter studiare all'Università Svizzera o viceversa di farle offrire alla nostra università. Quindi un'opportunità che si lega ad un piano più organico, diciamo, del nostro Ateneo e non solo di questo Dipartimento, tutti i dipartimenti, anche di altri dipartimenti del nostro Ateneo, di intessere relazioni con le rappresentanze in Italia della diplomazia internazionale. E credo un'opportunità, come è successo, dimostrato di presenza dei nostri studenti, un intervento che è stato di grande interesse.